E ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Finalmente siamo ritornati in sella ad Emmettina e adesso stiamo andando a fare un giretto giusto per, come avrete letto sicuramente dal titolo, farvi vedere le ultime modifiche che ho fatto appunto su di lei. Quindi direi di non perdere altro tempo, sarete sicuramente curiosissimi, da come mi avete dimostrato sulle storie su Instagram, di vedere tutte le modifiche, quindi ci vediamo direttamente da Fermi. Perfetto ragazzi, è finalmente arrivato il momento che tutti stavate aspettando. Finalmente vi rivelerò di che colore ho fatto la molla dell'ammortizzatore della mia moto e niente, vi lascio alle clip. Perfetto, molti di voi avevano indovinato, era facilmente pronosticabile, diciamo, questa scelta. Però alla fine la scelta è ricaduta sul blu perché tutti i dettagli della moto sono blu, 150 e passa persone hanno votato sul blu, il mio colore preferito e quello che ci stava meglio sulla moto era il blu, quindi non poteva essere che blu la molla. Ma questo video verrebbe decisamente troppo corto per essere un contenuto, Quindi vi andrò a mostrare il resto delle modifiche che ho fatto sulla moto, che sono prettamente estetiche. Comunque non perdiamo tempo e andiamo a vedere le modifiche. Allora, ho trovato ad un buon prezzo una pellicola adesiva in carbonio su Amazon. Vi lascerò il link qua sotto in descrizione e ho deciso di wrappare un po' di parti che non mi piacevano nel colore originale della moto e quindi sono andato a wrapparle. Non sono venute benissimo, come potete vedere qua ci sono delle grinzette e tutto, però alla fine il risultato non è per niente male. Ho fatto questi due fianchetti del serbatoio, destro e sinistro. Ho wrappato il parafango posteriore. Non so se si riesce a vedere bene, forse sì, con annesso il paracatena, perché su questa moto è un pezzo unico con il parafango. Ho wrappato anche il parafango anteriore, ovviamente è venuto a mio parere molto molto carino e questi piccoli dettagli cambiano un sacco la faccia della moto. L'ultimo pezzo wrappato è stato, come potete vedere, il faro. Diciamo che l'ho sempre odiato in questa moto, non mi fa impazzire. Ho sempre pensato di montare un lenticolare con la parabola nera e cambiare direttamente faccia, però già con la pellicola in carbonio devo dire che non è niente niente male, ci sta molto molto bene. Poi ovviamente ho dovuto comprare la bomboletta del colore con il quale volevo pittare appunto la molla, e avendo tutta quella vernice a disposizione potevo mai fare soltanto la molla? No. Ed è per questo che quindi, oltre a questa bellissima molla blu, ho deciso di fare questi fianchetti del radiatore, che erano di un colore grigio un po' più chiaro di questo e non mi piaceva. Tra l'altro anche questi vorrei wrappare in carbonio, perché ci stanno benissimo, però ci stanno gli adesivi sopra, quindi non lo so, ci sto pensando. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere anche questi wrappati in carbonio. Comunque, abbiamo detto i fianchetti del serbatoio, che con questo colore sono molto molto bellini. E abbiamo fatto anche le pedaline passeggero. Non sono venute particolarmente bene perché andavo di fretta e mi servivano, però una seconda passata, terza passata, secondo me male non farebbe. Diciamo che per ora le modifiche estetiche che ho fatto in questo periodo sono solo queste, però ce ne sono già in preventivo altre. Devono solamente arrivare i pezzi e arriveranno altri video a riguardo. Uno sicuramente molto molto interessante, perché non si trova su YouTube Italia, riguardante questa moto soprattutto, e è una cosa molto utile sia per me sia per molte altre persone, credo, se hanno il mio stesso problema. Quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale per vedere questi prossimi video e tanti altri.
Va bene ragazzi, io mi sto squagliando dal caldo, fa decisamente troppo caldo, poi c'ho anche la giacca, è vero che è la giacca da moto leggera, però fa un caldo atroce. E Mettina con le sue modifiche ve l'ho mostrata. Se il video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate che mi fa sempre sta piacere, condividete il video, iscrivetevi al canale, l'ho già detto, non lo so, non mi ricordo, e seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!